La crescente complessità delle sfide globali richiede una risposta comune e coordinata da parte dell'Unione Europea. È in questo contesto che Ultima Bozza ha organizzato il convegno Avanguardie d'Europa presso il Parlamento Europeo di Bruxelles. L'obiettivo è parlare di una politica comune in ambito di sicurezza e sostenibilità. Sicurezza per i cittadini europei e sostenibilità per il pianeta in cui viviamo. Ascoltiamo le parole di Toni Capozzo, direttore della testata. Se dovessimo dare un titolo pessimista a questo incontro, ma non sarà così perché Ultima Bozza non ha mai lavorato sui titoli catastrofisti ed è un organo di informazione che vuole essere improntato a una cultura del fare e dell'ottimismo. Ma se dovessimo scegliere un titolo preoccupato, un'insegna preoccupata, diremmo la tempesta perfetta. Tempesta perfetta perché oggi il mondo, l'Europa in particolare, si trova a affrontare da un lato le sfide che conosciamo da tempo, i mutamenti climatici, la transizione ecologica, e dall'altro contemporaneamente le sfide della sicurezza internazionale. Mentre ci incontriamo qui a Bruxelles, ci sono in corso due conflitti e qualcun altro piccolo dimenticato, ma due conflitti che avranno peso sul nostro futuro, comunque vada a finire. La via d'uscita non può essere solo quella della sostenibilità, come non può essere solo quella della sicurezza. È l'incrocio tra queste due grandi sfide che può permetterci di essere ottimisti. Affrontassimo solo uno dei due progetti, potremmo costruire un mondo pulito, tollerabile, sostenibile e del tutto insicuro, oppure un mondo sicuro e però devastato dal punto di vista dell'ambiente. Le due cose devono andare insieme, intrecciate, ed è questo uno dei temi che stanno dietro l'incontro di oggi.